fatto quasi, oltre a fare l'imprenditore, oltre a fare il presidente di banca, oltre a fare il presidente dell'associazione sportiva Luis, di cui sono orgogliosissimo. In questa mia esperienza con Fedustiale, a un certo punto ho incontrato le imprese culturali e creative, o meglio, le imprese culturali che io poi ho sistematizzato nel logo imprese culturali e creative, sia perché il tema della creatività è il contenuto fondamentale del momento culturale, evidentemente, sia perché a contraris tutte le imprese, anche quelle non culturali, sono creative, altrimenti non potrebbero fare le imprese, ovvero nascerebbero come imprese e poi chiuderebbero perché non riescono a mantenere l'adeguato, diciamo, collegamento ai tempi che cambiano, perché solo, non solo per gli uomini, ma per i cristiani, ma anche per le imprese, cambiano le situazioni, cambiano il potere. E quindi, poiché non esisteva in Confindustria un'associazione dedicata a questo segmento, e poiché non avevo mai fatto il presidente dell'associazione di categoria, e mi sembrava, come dire, una carenza, come dire, di curriculum, no? Usiamo questo termine, anche se ovviamente è un'iniziativa molto piccola e molto, diciamo, sperimentale, ho detto facciamo l'associazione imprese culturali e creative, e insieme ad alcune decine di colleghi, tra cui il nostro ospite di oggi ed altri che sono anche alcuni anche qui presenti, abbiamo dato struttura a questa associazione. Questa associazione cosa si propone di fare? Si propone innanzitutto di, tra virgolette, legittimare sul piano della consapevolezza il fatto che le imprese culturali e creative esistono e sanno di esistere, in modo che anche gli altri si ricordano che esistono, perché uno dei problemi fondamentali che i filosofi chiamavano in modo diciamo diverso a seconda delle epoche, ma che poi è l'espressione attuale del cogito ergo sum, è che se tu non sai che sei un'impresa, nonostante sei un piccolo operatore che fa attività nel mondo culturale e non ti comporti da impresa, gli altri non ti considerano un'impresa. Quindi abbiamo fatto l'associazione per dare consapevolezza alle imprese del loro ruolo e al mercato che queste imprese possono crescere. E il caso che abbiamo oggi è esemplare. Ecco, allora, imprese culturali e creative sono certamente le imprese culturali, ma sono anche le imprese tout court che, essendo creative, fanno attività culturali. Dove c'è stata, dove c'era maggiore manifestazione fisica in termini di real estate, tra virgolette, di cultura, c'era una vivacità dell'impresa più significativa e l'impresa diventava essa stessa soggetto culturale tramite lo sviluppo, in alcuni casi, dei musei d'impresa, in altri casi di manifestazioni di mestiere che vedevano uniti sia il mondo dell'impresa sia il mondo del lavoro. E vediamo anche in quella ricerca come di fatto lo sviluppo di questi territori nella integrazione tra l'impresa economica che lavora negli altri segmenti di mercato e l'impresa economica che lavora nella cultura consentono di creare nuove opportunità. Ecco, l'ISSA, se ci pensate, è un caso proprio esemplare, perché è nato con un, diciamo, per un evento temporaneo, ha resistito ed è diventato permanente. Non è qualcuno gli ha detto diventa permanente, gli hanno dato l'autorizzazione, ogni volta ha dovuto, diciamo combattere, tra virgolette, penare piuttosto che auspicare che arrivasse la telefonata della sua collega di qualche anno fa, che è stata molto attenta, come sicuramente lo sarebbe stata lei, e come comunque molte amministrazioni sono, soprattutto Milano in questo certamente è un esempio, come dire, positivo ed eccellente di attenzione a tutte queste realtà. E piano piano si è strutturato, per cui lui oggi ci ha detto che l'anno scorso ha fatto 230.000 visitatori, si cominciano ad aprire delle dinamiche, non so se avendo l'idea, e quindi lui è la dimostrazione reale di questo processo, no? Nasce da un fatto congiunturale, diventa strutturale e poi fa lo spot in cui, tramite il suo collega, amico, artista, produce l'emozione, non so se rende, che lui, l'autore dell'emozione, viene qua e ci spiega
che lui non voleva solo dare l'emozione col video, ma voleva che ognuno di noi provasse quell'emozione quando entrava qua dentro, ricordando il video che aveva visto, e quindi faceva diventare in fondo il video, da un elemento espositivo o di attrattività, un elemento consustanziale alla visita, non so se rendo l'idea, cioè gli dava forma, è come se uno vestisse un fantasma e nel momento in cui lo veste il fantasma diventa fisicamente identificabile, se ci pensate, no? Perché l'emozione è questo, non so se rendo. Quando tu la vivi all'interno di un processo, non è, quando poi la raffiguri, come dire, la identifichi, no? Nella bambina, nella mamma, nella mano che si stacca, con tutto quello che questo comporta. E questa è la domanda che dobbiamo porci.